Ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Ho comprato qualcosa su Temu e ho comprato però non indumenti o quant'altro, ma ho preso due oggetti che mi servono per la mia casa. Sono nello spogliatoio perché uno di questi due oggetti andrà lì. E un'altra cosa invece l'ho comprata che ha una funzione, ma io voglio vedere se riesco ad utilizzarla per qualcos'altro. Comunque, apriamo il pacchetto, vi faccio vedere cosa c'è. Ho solo un piccolo problemino. Io uno degli oggetti che ho preso da mettere qui, ho paura che sia piccolo. Avevo visto le misure ed dovrebbe essere 156 cm, considerate che sono alto 1,60 m, quindi vuol dire alto come me e largo 60 per la funzione per cui mi serve, così direi che la misura va bene, ma non lo so, il pacco è piccolo e quindi ho paura che sia troppo piccolo. Comunque giro e vi faccio vedere. Apriamo insieme. L'oggetto che devo mettere lì è questo scaffale autoportante per mettere scarpe e attaccare indumenti. Vado ad aprirlo, sto attenta a non rompere la scatola perché nel caso fosse troppo piccolo, credo che lo restituirò. Ok, allora l'ho montato, adesso vado a spingerlo un pochino perché tipo là vedo che tende un po' ad andare fuori, non ho messo molta forza. E adesso dove lo vado a mettere? Allora qua io ho quest'angolo dove ho il portaombrelli che in realtà c'è un po' di tutto, quella cesta dove ci sono dentro i sacchetti della spesa e voglio comprare magari una cesta rettangolare tipo cassapanca da mettere qui sotto al posto di quello perché quello lo toglierò, ho comprato questo apposta. Allora, prima di tutto è piano, mentre quello vedete è inclinato e le scarpe cadono sempre. E non so cosa farò con quello perché comunque mi piaceva. Vediamo, magari gli trovo una collocazione, non lo so, devo capire. Molto carino. Io adesso ho appeso lì le cose che ho appeso, che avevo appese qui, ma che in realtà dovrebbero andare nell'armadio. Ma spesso, sia io che i bambini, mio marito no perché è ordinato, quando arriviamo prendiamo e attacchiamo, la giacca alla maniglia. Io ho pensato a una soluzione così proprio per evitare, di averle attaccate alla maniglia. Le metteremo comunque nell'armadio, però, a mio avviso, questa è una soluzione che mi piace molto. Quindi lì sarà tutto libero, comprerò, dicevo, qualcosa per mettere i sacchetti e poi metto il portaombrelli. Adesso esco un attimo e noi ci vediamo dopo. Sono tornata, come avevo detto, sono uscita, sono andata a mangiare il gelato, poi sono andata da CVG con Caterina perché avevo visto le scarpe per la cresima di Alessandro ieri, non le avevo comprate. Cercandole da Pittarosso, da Bata, da scarpe scarpe, ma niente, non le avevo prese perché sono un pochino grandi, nel senso che è il 36, io indosso un 36,
ma calzano un po' larghe, ma alla fine, visto che non ho trovato nulla, sono andata a prenderle e sono queste. Ho preso questo mocassino, metterò sotto una soletta, fatto così, quindi ha un rialzo più o meno di 5 cm, comode, molto morbide, una bella pelle, perché non sono in pelle, le ho pagate 24,99 euro. Poi, allora, ho preso altro, ho preso un paio di occhiali da sole da battaglia per tutti i giorni, ho preso questo, solito modello, semplicemente però con la montatura verde, non so se si vede bene, ma montatura verde e lente fumo. E poi ho preso, da sostituire il mio rosso, questo piumino 100 grammi. Compri il piumino 100 grammi a maggio? Sì, perché il mio rosso ormai no, è da dare un turno di squalifica. Quindi ho preso questo color panna, si sporca di più sicuramente, però vabbè, al massimo lo lavo di più. Tanto l'ho pagato 32,99 euro. Gli occhiali li ho pagati 5,99 euro e la lente è stupenda. Niente, non ho trovato la cassapanca da mettere lì sotto, la cercherò magari su Amazon. Vado un attimo però a sistemare, perché ho lasciato tutto così. Ok, allora ho finito di sistemare e devo dire che la stanza libera lì sotto la finestra mi piace moltissimo, quindi ho cambiato idea sulla cassapanca. Allora ragazzi, è passato più di qualche giorno, io sono nello spogliatoio. Ho ordinato su Amazon non più la cassapanca, perché come avete visto nella clip precedente io preferisco la stanza libera. Certo, c'è da pulire il muro, c'è da dare magari un'imbiancatina, adesso dopo proviamo a pulirlo e vediamo se lo mettiamo a posto, ma quello che volevo dirvi è che su Amazon ho comprato sì una cosa, ma non la cassapanca. E cosa ho preso? Allora, ho preso un mobile che va a sostituire questo mobile. Era un pensile della vecchia cucina che io ho rivestito con carta, gli ho messo i piedini e era un mobile, diciamo, improvvisato, un po' per riempire questo locale, che tra l'altro mi sono resa conto che, avendo tolto tutto, c'è eco, perché è una stanza molto grande e una volta sistemata e tolto tutto quello che può far rimbalzare il suono, c'è eco, ma vabbè, non importa. E quindi ho preso un mobile un po' più lungo di questo, un po' più alto, cioè alto uguale, ma non ha i piedini, quindi è riempito fino a sotto, ha anche dei cassetti, se non ricordo male, di modo che possiamo andare a togliere questo, a togliere tutto quello che c'è, perché mi dà noia. È un pochino più profondo, perché questo è profondo 33, mentre quello che ho preso è profondo 40. Non lo vedrete in questo video, perché il mobile per arrivare ci metterà un pochino, e quindi vedrete il restyling, chiamiamolo così, di questo locale solo fra qualche video, quando arriverà e quando riuscirò a montarlo. Comunque, ora cerco un po', puliamo un po' insieme, vediamo se riusciamo a pulire un po' quel muro, oppure vado a prendere una latta e in bianco solo questo pezzo qui. Adesso vedo. Ok, allora, muro pulito, è venuto perfetto. Ho una pittura che è lavabile, ovviamente. Devo anche imbiancare casa, come sapete, come ho detto. Non so se davvero lo farò
nella settimana che sarò in ferie a maggio. Adesso vedo un po', perché è una cosa che devo fare da sola e mio marito insomma un po' si oppone, perché dice che non posso arrivare ovunque e che certe cose vanno fatte fare a chi le fa di professione, però vediamo cosa riesco a stringere. Intanto mi leggo i capelli perché dobbiamo fare cose. Vi avevo detto che in questo video non avreste visto il restyling dello spogliatoio. Bugia, perché il pacco, il mobile che doveva arrivarmi tra il 3 e il 7 maggio è arrivato completo ieri, perché era due pezzi, quindi un pezzo è arrivato l'altro ieri, il pezzo è arrivato ieri, perciò è arrivato il momento di andarlo a montare. Allora vi faccio vedere cosa ho intenzione di fare, se riesco. Allora, per chi non conosce, il mio spogliatoio è questo, cioè quindi voi entrate dall'ingresso. Sulla sinistra c'è questa stanza che ha questo armadio a sei ante dove ci sono dentro tutti i cappotti. Quello è il pacco, questo è quello che ho appena montato, che avete visto, che devo andare a sistemare perché immaginavo che avrebbe avuto appeso di tutto e di più. Poi c'è il mobiletto, questo che voglio andare a togliere da qui per mettere quello nuovo. Una libreria, vabbè, lasciamo perdere l'ordine. Di qua abbiamo le scarpiere e il mio ospedale delle piante, e qua nel sottoscala il macello più totale, cioè qua dovrebbero i bambini mettere le borse del calcio, lì ho messo i sacchetti, quelli che utilizziamo per andare a fare la spesa, lì dietro ci sono degli zaini, quella è una sacca con dentro tutti i palloni. Qui dove c'è questo, questo lo voglio portare fuori e andare a mettere il mobiletto. Il problema è che non so se il mobiletto passa qua. Quindi adesso faccio una prova e al massimo vi dico. È passato tranquillamente, non ho dovuto svuotare, già pensavo devo ribaltarlo, devo togliere le zampe, invece no, è passato. Tra l'altro qui sposterò, scusate la Tineco mi dice che deve essere pulita, sposterò quella, adesso decido se metterla magari sopra, così gli lascio il posto per mettere le cartelle, le cartellette, le borse da calcio, eccetera. Oppure, vabbè, insomma, adesso cerco di organizzarmi in qualche modo. Allora, non vi ho ripreso tutto, ma devo dire che quando ho aperto le istruzioni e le scatole mi è venuto da piangere, perché ho detto: ma cos'è? Come si fa? Da che parte inizio? Poi con calma mi sono messa lì e sono già arrivata a questo punto. Vado avanti. Ok, allora, mobiletto montato. Non sto adesso a riempirlo. Non l'ho fissato al muro perché mi sembra comunque molto solido, quindi così ha quella fessura e ha i tre cassetti, vedete, sono tre cassetti così, e all'interno ha questo ripiano che potete mettere all'altezza che desiderate. Io l'ho lasciato un pochino alto come quello, di modo da, ho intenzione di metterci le sciarpe, i cappelli. Adesso vedo un attimo, perché col fatto che sono riuscita a mettere il mobiletto che c'era qui di lì, in realtà tutto quello che c'era in quel mobiletto può rimanere lì, eccezione fatta per alcune scarpe, perché in quel mobiletto c'erano delle scarpe, alcune che non indosso più in questo periodo, altre che invece indosso, quindi magari vado a prendere quelle che metto e le metto qui sotto, e nei cassetti metterò tutto quello che c'era dentro, quelle cose lì, e niente, mi piace moltissimo. Adesso do una sistemata, poi vi faccio vedere com'è completata.
Ok, allora qui ho sistemato così, questa zona non si vede, quindi deve essere una zona più che altro funzionale. Ho tenuto dei pezzi di polistirolo perché devo fare delle cose. Poi, allora, passiamo qui, il mobile è montato. Questo è il mobile, subito sopra c'è lo specchio, ciao ragazzi, e quello l'ho sistemato un pochino. Questo è com'è il mio spogliatoio. Vado un po' indietro, ve lo faccio vedere. È arioso, spazioso, funzionale, veramente un locale che merita. Direi che posso chiudere il video. Avete visto il restyling del mio spogliatoio, non la riorganizzazione perché lì c'è la libreria ancora da sistemare, devo sistemare dentro, per ora è ancora vuoto il mobiletto, ma va bene così. Io come al solito vi ringrazio per aver passato il vostro tempo in mia compagnia, spero di avervi dato degli spunti, delle idee, spero che come me abbiate la fortuna di avere un locale di questo tipo. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto lasciate un dislike, lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video.